decimo quaderno dei quaderni del carcere dedicato a un'analisi dettagliata, come abbiamo visto, della filosofia di Croce, che non può certo, pena al fraintendere completamente ciò che Gramsci sta dicendo, non può essere affatto liquidata come una frettolosa resa dei conti con Croce. Gramsci lo affronta attentamente, non si limita a rigettarne alcuni aspetti, ma molti, come abbiamo visto, vengono da lui metabolizzati. Vengono profondamente metabolizzati dal suo discorso. Appunto, lo dice testualmente, come abbiamo visto, occorre fare con Croce ciò che Marx ha fatto con Engels. Quindi non una semplice liquidazione, ma un superamento che è anche una conservazione, un portare all'altezza dei tempi. Come abbiamo visto nel caso di Croce, per Gramsci si tratta di superare l'unilateralità della sua proposta teorica facendo sì che torni a essere quella unità di idealismo e spiritualismo che in Croce è risolta a esclusivo favore dell'idealismo spiritualistico e che invece in Gramsci e in Hegel, sia pure in forme diverse, era presente nella, appunto, convivenza di idealismo e di spiritualismo dialettizzati in una figura più ampia. Ora, dal punto di vista gramsciano è chiaro il punto, la filosofia della praxis non è rigetto dell'idealismo, ma anzi fa suo, come abbiamo detto, il momento etico-politico, fa sua la visione soggettiva della realtà, l'idealismo, e a tal punto Gramsci non si limita a dire che la propria filosofia della praxis è tale, ma adombra in più luoghi della sua opera come Marx stesso abbia avuto come fondamento del proprio pensiero l'idealismo. Ad esempio, a pagina 421, quindi nel quaderno quarto siamo, dice testualmente che Marx, cito, ha avuto per tramite la filosofia idealista. Ha avuto per tramite la filosofia idealista. E come vedremo, Gramsci stesso intrattiene un rapporto niente affatto semplice e lineare col concetto stesso di materialismo. Qual è il materialismo a cui Gramsci allude? Viene in quaderni tutta una tirata, sempre ribadita, contro il concetto di materia. Dice Gramsci che Marx non è materialista, Bukharin semmai è materialista, Feuerbach è materialista, ma il materialismo è in quanto tale estraneo alla visione di Marx e alla filosofia della praxis. Se per materialismo intendiamo quella tendenza che ipostatizza la materia facendone una nuova, potremmo dire, soggettività o una nuova divinità, una teologia materialistica, potremmo dire. Pensa all'esistente come materialità data indipendente da noi, come oggetto dato indipendente da noi. Da questo punto di vista, né Marx né Gramsci sono materialisti, come Gramsci, e lì insisteremo, più volte sostiene. Ora, abbiamo detto, Marx stesso ha avuto per tramite la filosofia idealista, ma per un altro verso, vi abbiamo già insistito, Marx stesso incide sulla formazione del codice idealistico italiano di Croce e di Gentile. L'abbiamo visto, più volte Gramsci lo dice nei quaderni. Vi ricordate quel passo in cui dice che la filosofia di Marx, non riducibile ad altre forme culturali, comincia essa stessa a esercitare egemonia sulle altre forme culturali. E qui dice testualmente, quaderno quarto, pagina 504, non è stato proprio il marxismo a far deviare Croce e Gentile, che ambedue hanno cominciato dallo studio del Marx? Cioè, Croce e Gentile muovono da uno studio su Marx e metabolizzano profondamente nel cuore stesso della loro visione molti insegnamenti di Marx. Abbiamo detto che in Croce permane questa insistenza sulla concretezza, sia pure poi declinata in maniera surrettizia, in maniera teologico speculativa, ma anche in Gentile il codice stesso dell'attualismo è una rivisitazione originale della filosofia della praxis di Marx. La riforma attualistica che Gentile fa di Hegel è una riforma che insiste enfaticamente sul lato della praxis e quindi sul divenire, sulla praxis come strumento fondamentale che pone in essere l'unità soggetto-oggetto, l'atto in atto di cui dice Gentile. Quindi Marx stesso, che se ne dica, e Gramsci insiste a più riprese,
ha svolto una mansione decisiva nella genesi e nello sviluppo del neoidealismo italiano. Abbiamo detto che Croce ha ritradotto Hegel e Marx in linguaggio speculativo, però, e quindi ha smarrito la più grande acquisizione dell'egelo-marxismo, cioè, come abbiamo detto, il suo essere dialettizzazione virtuosa di materialismo e spiritualismo. Ma così facendo, Croce, per Gramsci, ha riproposto con la sua dialettica dei distinti una forma esiziale di, cito pagina 1083, di hegelismo addomesticato. Quello di Croce è un hegelismo addomesticato, pagina 1083. E ancora, pagina 1220, è un hegelismo degenerato e mutilato. Domesticato e pacificato, degenerato e mutilato. Due aspetti emergono da queste definizioni importanti. Quello di Croce è un hegelismo pacificato, addomesticato, in cui il conflitto, la contraddizione, ciò che, come abbiamo visto, per Gramsci Hegel ha saputo porre in primo piano, la contraddizione, in Croce sparisce. Resta un Hegel pacificato, irenico. Come vedremo, Gramsci dice che Croce, con la sua visione di Hegel e di Marx, è solo una delle tante maniere di mettere le brache al mondo, cioè di giustificare l'esistente così com'è. Ma poi, appunto, Hegel pacificato ed Hegel degenerato e mutilato, privato di una parte che, secondo Gramsci, è irrinunciabile del sistema hegeliano, privato cioè dell'elemento conflittuale e, appunto, concreto. Abbiamo detto, per Gramsci, anche Hegel, come Marx, è un pensatore della concretezza storica e quindi del conflitto, laddove invece Croce risolve Hegel in senso ultra speculativo e ultra teologico. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che leggere Hegel in maniera addomesticata, rimuovendolo dal concreto contesto della storicità e del conflitto, significa sul côté politico rimuovere l'elemento trasformativo, valorizzando esclusivamente la dimensione conservativa, sciogliere cioè quell'ambiguità feconda in cui è sospeso Hegel, cioè appunto Hegel che è inclassificabile da un certo punto di vista politicamente, perché Hegel è insieme conservatore e rivoluzionario, o meglio rivoluziona conservando e conserva rivoluzionando. L'Aufhebung hegeliana non dice forse, anche in termini politici, che non esiste la semplice conservazione dell'esistente né la sua semplice trasformazione, ma che il processo stesso della storia avanza tramite conservazione e superamento, da cui, se volete, ben oltre Gramsci, in tempi molto successivi rispetto a Gramsci, Norberto Bobbio, nei suoi studi hegeliani, 1981, editi da Einaudi, non sapeva qualificare politicamente Hegel, parlava di difficile collocabilità di Hegel. Hegel è un reazionario? Hegel è un rivoluzionario? Hegel è un conservatore? È quello che Domenico Lo Surdo, nel suo librone molto bello del 92, Hegel e la libertà dei moderni, chiamava il dilemma di Norberto Bobbio. Cioè il fatto che Bobbio, nel cui pensiero Croce opera più di quanto solitamente gli interpreti non mettano e non abbiano messo in luce, Bobbio non riusciva a qualificare Hegel proprio perché non riusciva a dare forma a questa feconda compresenza in Hegel della rivoluzione della conservazione, cioè il fatto che in Hegel non vi è un addomesticamento, una visione pacificata, irenica della realtà, ma vi è la presenza della contraddizione, del conflitto, insieme l'idea di un andare avanti conservando, di un conservare rivoluzionando, se volete, che è quello che dice il termine Aufhebung. Sicuramente non vi è in Hegel nulla di reazionario, perché la dialettica stessa, come pensiero che pensa agli essenti nel divenire, che non lascia spazio al rimpianto nostalgico per i Saturnia regna della storia, per il passato. Hegel non è De Maistre, non è Donoso Cortés, non è Bonin. Hegel è pensatore per cui la storia avanza e non può tornare indietro. Si conserva avanzando e si avanza conservando, se volete. Quindi Croce sviluppa Hegel
non solo nella dimensione solo spiritualistica e non concreta, storica e conflittuale, ma lo sviluppa anche sciogliendo questa ambiguità feconda, dialettica, appunto, di Hegel, la compresenza della conservazione e della rivoluzione, diciamo così, la sviluppa tutta a favore della conservazione. Quello di Croce, cioè, è un Hegel adattivo rispetto all'esistente, pacificato,